Insomma, questi successi restano anche dopo 20 anni, perché adesso parleremo col maestro Reverberi di questo inizio nel 1980, proprio con questa canzone. E anzi, mi diceva Reverberi che è stata la canzone che ha dato poi il nome al... In effetti non avevamo ancora deciso come chiamare l'orchestra, e dato il successo che ha avuto questo brano, che tra parentesi era l'inizio dei programmi di Canale 5, praticamente siamo nati contemporaneamente noi e Canale 5. È andata bene per entrambi, insomma. Direi, diciamo lui ha fatto qualche soldo in più. Lui ha fatto qualche soldo in più, però insomma, poi potete la metà di quanto è successo. Prego, Raffaella, scusami. Dicevo, questa canzone ti ricorda? Questo pezzo musicale mi emoziona particolarmente perché è stato il commento musicale di un mio innamoramento a 16 anni. Che bello, che maestro, lei ha tanti torti anche questo. No, perché invece lei ha il merito di aver portato questa orchestra. Devo dire. Ho ricevuto tante lettere. Lo so. Invece io volevo parlare proprio della nascita. Come vi è venuta questa idea di mettere insieme un gruppo? L'idea è stata quella di fare prima di tutto della musica d'insieme, di una musica prevalentemente acustica, perché se vi ricordate alla fine degli anni 70 era più o meno come oggi, tutto elettronico, tutto falso, tutto suonini computerizzati, eccetera. Che abbiamo violini, viole, violoncelli. Tutte le cose fatte a tavolino, fatte così assetticamente. E ho detto, a un certo punto, proviamo, è una sfida, vediamo cosa succede. Era anche il periodo dell'ecologia, se vogliamo. Quindi un ritorno alle cose originali, alle cose naturali, quindi gli strumenti acustici, la musica suonata insieme, eccetera. Abbiamo fatto l'esperimento è riuscito e, ripeto, poi in seguito al successo della canzone poi abbiamo deciso di chiamare poi il gruppo con lo stesso nome. Sempre restando legati anche a questo look che devo dire. Sì, ormai è molto, questa era l'immagine proprio 20 anni speciale, fa esattamente, partecipammo a Domenica In. Fu il grande successo, a dicembre. Con Domenica In. Chi era questo ragazzo? No, per saperlo, voglio dire, finita poi. Sì, certo. La canzone ha avuto successo. Ma non per colpa mia. No, la canzone ha avuto successo. No. L'amore.